E siamo con Michele Manca, l'altro protagonista di Come se non ci fosse un domani. Ne abbiamo parlato già con Stefano, con il regista, un film che praticamente prende, come al solito, tanti spunti da questa nostra città. Qualcuno mi ha parlato dell'istituto agrario, può essere più esaustivo? Perché... dell'istituto agrario? Cioè io ho fatto l'agraria, sì, ho fatto il tecnico agrario e in qualche modo mi sono rimaste molte nozioni di quegli studi. E qualche cosa finisce negli sketch, oppure in questo caso c'è un episodio che è legato più che al mondo, è legato più al mondo del commercio, no? Derivato dall'allevamento in qualche modo, ed è una sorta di contestazione velata al sistema, poi sarete voi a trarne le vostre conclusioni. Certo, non abbiamo anticipato niente del film, però gli 8 sketch che poi alla fine, gli 8 episodi io li chiamo, perché sketch, sì, sì. Si viaggerà fino sullo episodi. Spazio. Sì, sì. Michele, quanta soddisfazione, peraltro per un film che è autoprodotto? È una soddisfazione immensa, per due ragioni fondamentali. Uno, perché appunto con i nostri pochi mezzi siamo riusciti a ottenere un prodotto di ottima qualità. Chiaramente ci sono i loro difetti, ma ci sono dei difetti mai giusto, no? E l'altro perché abbiamo avuto la fortuna di usufruire di collaborazioni bellissime. Ti cito quella di Tazenda, ma anche delle persone che hanno lavorato con noi. Prendi lo scenografo, che ha fatto un lavoro strepitoso, Davide Mura, che è un amico di vecchissima data. E ritrovarsi a lavorare insieme dopo tanti anni con le professionalità acquisite messe al servizio l'una dell'altra è stata un'esperienza eccezionale. La cosa che ci ha colpito nelle precedenti interviste sia con Igor che con il tuo brother è questa sorta di ilarità che poi viene fuori e ce lo hanno raccontato anche durante le riprese, cioè vabbè, con te insomma sfondiamo un portone aperto. Quante volte è cambiato il personaggio in determinate situazioni? È cambiato sempre, perché ogni episodio è un personaggio diverso, perché io contengo milioni di personaggi dentro di me, quindi in qualche modo cambia sempre il personaggio. Ed è effettivamente questo aspetto del lavoro preso con gioia, perché prima di tutto c'è questa cosa che a noi piace molto, lavorare insieme e lavorare in questo settore. E quindi determiniamo, diciamo, un'energia nel set che è sempre gioiosa, giocosa, però in modo serio e professionale. Quanto è difficile però mutuare quelle che poi in effetti, se togli la parte del sorriso, è fondamentalmente una tragedia, è tramutarla e farla passare proprio come un qualcosa... giusto per rifarmi al titolo, come se non ci fosse un domani. È difficile, ma a noi viene estremamente naturale proprio esprimerci in questa direzione qua, cioè prendere un tema profondo, magari anche di un certo livello, e non banalizzarlo, certo, ma renderlo meno spaventoso. Benissimo, allora appuntamento alla prima, che è fissata per il 14 novembre, la Babbo Doyo Corporation. Oh yeah! Ciao. Grazie, ciao. No.